Eccoci qua, carissimi amici, appassionati di auto storiche. Sono ritornato dopo un bel po' di tempo qua da Paolo e niente, qua il nostro amico Paolo ci presenta ormai la sua novità, perché appunto da auto che stava nel garage, appunto in fase di manutenzione eccetera eccetera, l'auto è stata completamente risanata, ecco qua. E niente, sono qua in compagnia di Paolo. Paolo, raccontami un po' appunto da quel giorno che l'avevamo vista in garage, che insomma c'era diversi lavori da fare. Vai Paolo. Sì, ce n'erano tanti da fare, però piano piano con un po' di tempo, tra parentesi, tanto. E insomma dai, sono riuscito a metterla in strada. E adesso usarla. Questa Fiat 128 SL, che è una SL 1100, dell'anno abbiamo detto? Del 1972, così salutiamo anche il nostro amico Max, e insomma, guarda caro Max, insomma da quel giorno appunto che l'avevo mostrata nel garage, qua i lavori sono andati avanti, sono stati appunto eseguiti, ecco, insomma, è stata un'operazione difficile, poi raccontaci un po'. Ma sì, dai, il bene è stato che, siccome che sono fabbro, quindi tutta la situazione della carrozzeria, piani interni e porte e resto così, me la sono fatta tutto io. Come motore meccanica ho il figlio che è meccanico, e allora insomma ti ha dato una mano, insomma, la sistemata. Praticamente il grosso è stato un po' così la carrozzeria, ecco, vero? Esatto, il grosso è stata la carrozzeria, perché come si sa le Fiat, insomma, essendo che anche i suoi anni. Dove erano i punti critici? Era un po' dappertutto? Si può dire tutto, guarda, c'era la porta che era tutta marcia, poi c'era tutto il pianale qua, questo qua era tutto marcia, l'ho fatto tutto nuovo, i fondi che adesso si sono sui tappeti ma non si vedono, è così, e poi c'era il baule. Ragazzi, guardate qua, vi fa vedere il baule. Adesso c'entra un po' di casino, un po' di roba. Guardate un po' qua la chicca del baule, tra l'altro. Perché Paolo appunto è un appassionato della Mini, giusto? La Mini, bravo, che in un futuro non si sa, però Paolo sta cercando un innocente in Mini, vero? Secondo me torna ancora nel team nostro. Ecco qua. Chiaramente la moglie sarà contenta. Certo, quella, ecco qua, sicuramente. E niente, caro Paolo, a questo punto facci vedere anche il motore di questa bellissima Fiat 128 SL, appunto ritornata appunto lei in buono stato, e qua i cerchi sono un po' quelli che si utilizzavano al tempo. Esatto, bravo. I cerchi sono quelli Abarth, personalizzata, insomma, di quegli anni lì. Ovviamente, però insomma, ecco, il motore pare nuovo, insomma, si vede che sì, il figlio, bravo, bene. Guarda qua, bravo Kevin qua, cose che ha sistemato tutto. Qua è il lavoro di mio figlio, che ha preso il motore, l'ha messo in terra, e pezzi di qua, pezzi di là, e però dopo è stato capace di metterlo assieme. Bene, insomma, è così. Bravissimo tutto. Paolo, a questo punto accendici sentiamo qua il sound appunto dell'auto. Eccoci qua, cari amici. Guardate qua, bravo Paolo, appunto. Andiamo a sentire dietro qua, perché è classico proprio da. Guarda qua che spettacolo, Fiat 128 SL 1100, ritorna così alle origini, allo spettacolo qua, di questa auto, che è molto bella a vedere, eh. Guardate là, bravissimo Paolo, guardate qua nel contorno qua del nostro verde trentino, uno spettacolo chiaramente. Eccolo qua, saluto l'amico Demi, sono un po' tutti gli appassionati di vecchie Fiat. Salutiamo il grande Renatone, che speriamo che si riprenda. Dai, bisogna andare a fare un giro qua insieme. C'è il nostro amico Renatone, Man in Black, purtroppo è stato colpito, insomma, così. Non proprio una passeggiata dal Covid, però insomma, bravo Renato, si sta riprendendo.
Eccoci qua, cari amici, appassionati di auto storiche. Guardate qua, il bravissimo, vai di qua. Paolo, vieni qua, Kevin, guardate qua il meccanico, dai, non fare il timido qua, eh. Ecco qua, bravissimo Kevin, è stato un lavoraccio? Abbastanza. Le ore ci sono dentro. Le ore ci sono? Le ore ci sono, sì. Comunque è bello. L'hai vista critica o...? Ma all'inizio un po' sì, dopo dai. Dopo dai, quando insomma. Quando si è vista la luce in fondo al tunnel. Insomma, non era impossibile. E poi qua cos'è che hai creato? Qua da un grande amico mi sono fatto fare il modellino del 128 in legno. Un po'. Mi hanno detto di lasciarlo così, volevo farlo così. Uguale, rosso come la mia macchina, però mi fa lascialo così al momento, finché il legno diventa un po' vecchio, poi dopo potrai dipingerlo. Eccoci qua, cari amici, gli interni com'è che erano, Paolo? Era un buon stato? Hai recuperato qualcosa qua? Allora, i sedili sono stato capace di trovarli i suoi originali. Ecco, li ho fatti mettere un po' assieme, cioè li ho un po' ho messo a posto, ecco. Però sono ancora i suoi. Eccoci. Dopo. Tappetini non sono i suoi, che quello si sa. Al momento ho. Dai Paolo, che monta in macchina che andiamo alla cascata, vediamo un po' così se riusciamo a arrivare. Vi faccio vedere così un po' lo spettacolare qua, zona del Trentino, così vediamo il Paolo qua alla guida qua di questa 128, dato che abbiamo ancora qualche minutino. Ecco qua, siamo qua sulla 128 e appunto dai, insomma, è stata un'impresa. E come dicevo, insomma, alla fine dei conti, no, perché la gente dice ma hai messo tanti soldi che però magari non li riacquisterai, perché no, però no, tu l'hai fatto per passione, bravo, non per un... come hobby, come passione. Non l'hai fatto per un eventuale guadagno in futuro, no, giusto? Perché no, a te piaceva questa auto e volevi sistemarla, bravo, ecco. Esatto, la mia idea era quella, insomma. Era eccoci quella, qua. Perché se guardi tutto era meglio. Eccoci qua, cari amici, guardate qua, adesso vi faccio vedere qualcosa di pazzesco. Eccoci qua, appassionati di vecchie Fiat, guardate qua, da questa bellissima 128, eccola qua, guardate qua, ragazzi, spettacolo qua, eh. 128, cascata, eccetera, eccetera, guardate qua, il grande Paolo, appunto, vieni avanti Paolo. Facciamo vedere anche un po', queste sono un po' le dirette artigianali del vecchio Marvin, ecco qua, eh. Vieni Paolo, salutiamo Max e un po' tutti gli amici che rispondono al canale, tutti gli appassionati appunto di vecchie Fiat, ecco qua, eh. Insomma, ce l'abbiamo fatta anche a fare questo letto, eccolo qua, guardate qua, 128, cascata. Guardate anche la Peugeot qua del bravissimo Kevin. Eccola qua, Peugeot Rally. E niente, caro Paolo, dai. Abbiamo fatto il report alla fine, eh. Vi piace l'auto? Ecco qua, eh. Ragazzi, qua insomma la facciamo ammirare qua ai turisti anche, eh. Spettacolo, eh. Ragazzi, con questo vi saluto. Bravissimo Paolo, complimenti. E salutiamo un po' tutti gli amici appassionati di vecchie Fiat. Ecco qua, eh. Ragazzi, ciao a tutti. Anche questo report in saccoccia. Spettacolo, viva Paolo e le vecchie Fiat. Saluto un po' tutti gli amici, da Ulisse a Roberto Gialdi, ai due Raffaelle e a tutti quelli che commentano ultimamente, Antonio sicuramente da Salerno, che è anche lui una piccola enciclopedia, e tutti quanti. Ragazzi, spettacolo. Paolo, mi raccomando, adesso cercare gli innocenti. Adesso... La prossima macchina gli innocenti. Ragazzi, spettacolo, ciao a tutti, viva Paolo, ciao a tutti.